Siamo con coach Salieri, l'avevamo dipinta abbastanza grigia in settimana e sul campo forse si è confermata. Sì, anche se devo dire che oggi la squadra mi è piaciuta, nel senso che nessuno si è tirato indietro, siamo cresciuti nella continuità. Ci manca ancora il fatto di portare la partita in fondo per tutti i 40 minuti. Abbiamo avuto Galma che sotto è stato encomiabile, ha fatto veramente una grandissima partita. Lì abbiamo sofferto Malbase, abbiamo sofferto i loro lunghi. San Vendemiano ha fatto una partita di sostanza, si vede che giocano assieme e alla fine ci hanno punito sul fatto che noi dovevamo coprirci dentro con i loro lunghi che ci hanno fatto male. E fuori dopo Blois nell'ultimo tempino è venuto fuori lui e sicuramente ci ha aperto la difesa. Siamo calati in attacco nelle percentuali, ci siamo spenti, abbiamo avuto un blackout di 3-4 minuti che direi che è stato quello chiave della partita. Alla fine la partita non riuscivamo più a riprenderla perché non abbiamo trovato quei due tiri da fuori che potevano darci benzina come loro. Niente, hai sottolineato giustamente, siamo partiti anche molto male al tiro da fuori, poi dopo ci eravamo ripresi e poi c'è stato un calo probabilmente fisico, forse anche mentale nell'ultimo quarto quando avevamo raggiunto il massimo vantaggio 6-5-60, lì dal rientro del time out abbiamo preso un 11-0 che ha indirizzato la partita. Sì, sono d'accordo, ma il calo secondo me è proprio stato generale, nel senso che non abbiamo avuto brillantezza da nessuno in quel momento lì, cioè anche sui due time out successivi non siamo riusciti a riprendere un po' le fila della partita, ma perché ci è mancata lucidità nel fatto di prendere anche buone soluzioni. Ci siamo fermati a lamentarci con gli arbitri per i contatti, per queste cose qua, però cioè, voglio dire, ci sta. San Vendemiano ha vinto meritatamente perché hanno avuto supremazia sotto e in quel modo lì sono riusciti a aprire l'area per i loro tiratori, soprattutto per Blois perché ci ha fatto veramente male. Bisognerà tornare in campo più arrabbiati possibile, dato che si torna presto. Ah, certo, e adesso il campionato è questo, sono tante squadre di valore e noi dobbiamo capire qual è la nostra reale potenzialità in questo campionato qui, perché oggi abbiamo giocato contro una squadra forte e giovedì ci attende un'altra neopromossa che però fa della compattezza la propria forza, una squadra che sotto canestro è molto forte, molto solida, ad Ordè che è un giocatore che in questo campionato sposta, perciò dobbiamo fare una partita di grandissima attenzione perché dobbiamo portare via i due punti assolutamente. Grazie a tutti, in bocca al lupo coach. Grazie. Coach Marco Miana, ai nostri microfoni, innanzitutto buonasera e complimenti. Non è più una sorpresa questo San Vendemiano. Tanto buonasera a voi. Ma stiamo cavalcando un momento molto positivo, devo dire la verità, non abbiamo fatto una grandissima difesa per quello che è il mio modo di vedere, però combattono, non mollano, stanno lì punto per punto e quindi devo fare un plauso ai ragazzi. Se non siamo una sorpresa, secondo me lo vediamo alla fine del girone d'andata. Ecco, che campionato stai vedendo? Ma ho visto tanto poco, ho visto onestamente Urania, noi abbiamo fatto una partita super, però onestamente è una squadra che è un gradino sopra. Cesena è un'altra squadra che fisicamente è importante e prova a salire. Sto vedendo un campionato fisico, un campionato dove si cerca di eseguire alla massima velocità e quindi dobbiamo tutti quanti noi, parlo della mia squadra, capire che un aiuto lo dobbiamo fare in un secondo, non in tre, perché in tre l'area è vuota e prendi una schiacciata. Cos'è che secondo te è stata l'arma vincente questa sera? Che sono stati bravi a rispettare quello che abbiamo lavorato in settimana, sapendo che coach Salieri cambiava sui pick and roll, a non avere fretta, a cercare molto l'alto basso, a cercare molto queste situazioni. E devo dire che spesso e volentieri ci è andata bene, e quindi credo che la chiave sia stata un po' lì e dopo è stato qualche tiro anche di Blois nei momenti decisivi importante, che in questi campi qui se non trovi un jolly 2 fuori dagli schemi difficilmente vinci. Quindi
Secondo me è stata quella, perché ripeto, faccio i complimenti ai ragazzi, super, però la difesa soprattutto nei pick and roll questa sera non mi è piaciuta da parte della mia squadra. Hai toccato un tasto che volevo toccare io, San Vendemiano ha fatto tesoro dell'esperienza di 2 anni fa, troppi giovani, forse la categoria diventa difficile, qualcuno di esperienza, qualcuno che non trema come Bloise nei momenti determinanti ci vuole. Ma io 2 anni fa qui non c'ero, andavo a vedere le partite, obiettivamente era un gruppo storico, hanno voluto provare a fare la B con quel gruppo lì, col senno di poi. Se non prendevano un canestro da 3 punti di Coltro all'ultimo secondo si salvavano, però è vero quello che dici, cioè nel senso questa categoria qui, perché abbiamo 5 2000 e un 2002 in panchina, quindi anche, siamo giovani anche quest'anno, Vedovato ha 23 anni, Malbasi ha 20, cioè, però hanno esperienza, è diverso, prima avevano giovani e gente che magari nessuno aveva fatto la B o forse uno, qui quest'anno c'hai dei giocatori di categoria che danno sicurezza a questi ragazzi giovani. Lorenzo Varaschini ha speso parole importanti per te in settimana sul nostro giornale. Ma è un ragazzo a cui voglio un bene dell'anima, il gruppo 98 che ho allenato per 5 anni in Benetton. Pensa che quel ragazzo lì i primi 2 anni con me non giocava, non metteva piedi in campo, ho detto stai tranquillo che arriva, stai... In Under 18 era quello che giocava di più. Lo reputo un ragazzo super, allenabilissimo, e sono contento che gli è rimasta una buona impressione, cioè di me, ma non avevo dubbi perché abbiamo un bellissimo rapporto. Ti ringrazio, buon rientro. A voi. Lorenzo Galmarini, protagonista, ti sei disfatto in 4 sotto canestro, purtroppo alla fine siamo venuti a mancare ancora in volata. Sì, sì, ci manca sempre quel qualcosa alla fine, che magari è l'esperienza che non abbiamo di giocatori importanti che hanno fatto tanti campionati di questo livello, magari è un po' di calo di condizione, non lo so, però ci manca sempre alla fine lo sprint che ci fa portare a casa partite importanti contro squadre importanti, però è comunque già la seconda che perdiamo in casa, quindi dobbiamo riuscire a trovare qualcosa da dare in più. Forse è la chimica che ancora non è perfetta, sicuramente lo sforzo degli infortuni, perché ci mancava Pipitone, Tassinari non è ancora al 100%, Bianchi neppure. Vediamo, lavoriamo sicuramente ancora, perché tanto col coach si lavora un casino e cercheremo di dare il massimo anche la prossima volta. C'è stato un momento in cui avevate illuso anche il pubblico sul 65-60, poi dopo lì a rientro in time out ci abbiamo capito poco su una serie di azioni, per 2 volte abbiamo perso la palla 24 secondi e abbiamo subito in difesa un 11-0 che lì ha deciso un po' il match. Sì, sì, come al solito soffriamo le situazioni estemporanee degli avversari, che con l'altra volta Gay e Venucci, questa volta con Bloise e le bombe di Perin e di Mossi, e soffriamo sempre queste situazioni estemporanee e noi forse ci impauriamo, forse ci prende un po' di foga, vogliamo tutti riuscire a dar quel qualcosa per rimettere in partita, in carreggiata la partita e riuscire a vincerla, però finisce che subiamo i parziali nell'ultimo quarto e alla fine perdiamo. Giovedì c'è un'altra battaglia? Sì, ovvio, giovedì ancora qui in casa giochiamo contro Zano e vogliamo vincere finalmente contro davanti al nostro pubblico, perché comunque ci sostiene e se lo merita. E che aspetta una vittoria ormai da un anno e rotti circa. Lo so, infatti, già sì, dobbiamo farlo assolutamente per questo pubblico. Quindi... Ti ringrazio Lorenzo. Vai, grazie.